sono qua tornata con un nuovissimo video che sarà l'home tour, tantissimo sperato home tour. Scusatemi se sono di questo stato, che sto morendo di caldo e ho finito adesso di registrare tutto l'home tour e vi sto facendo la intro, ok? Quindi nulla, andiamo subito al video. Come avete visto, il panorama che troviamo è questo appena entriamo. Questa è la porta principale, però c'è anche una porta di sotto. Prima cosa che vediamo a sinistra è questo tavolino qui e lo specchio. E ok, prima iniziamo da questa parte qua, perché questa ve la faccio vedere dopo. Qui abbiamo, prima cosa a sinistra, abbiamo l'ufficio di H&M 12. Ok, qua abbiamo questi due armadi, questo non ve lo apro perché date una sbirciatina. Abbiamo i materiali scolastici nuovi, che poi vi faccio il video. E in questo qua invece abbiamo tutti quanti i giubbini, queste cose qua. Entrando qua è l'ufficio, in pratica non c'è niente, solamente computer, delle cose che usa mio fratello per giocare, eccetera. Uscendo dall'ufficio, partendo da sinistra, abbiamo questo, il mobile per la TV. Qui che ci sono tutti i DVD, anche dall'altra parte è la stessa cosa. E comunque qui abbiamo dei fili, delle cose per giocare alla Play, eccetera. Cose così, divano e niente. Penso che possiamo andare, iniziare col partire di sopra. Questa parte qui ve la faccio vedere al ritorno. Ok. Questa è una piccola saletta, la seconda sala che abbiamo, che è quella lì, è la prima, quella che usiamo di più. Questa la usiamo più che altro nelle feste, in alcuni eventi così. Usiamo questa e quella lì, però che sia molto diverso. E quello che avete visto prima col tubo nero è il camino, me l'avete chiesto in un sacco di voi nei miei musicali, perché appunto poi vi faccio vedere anche dove registro i musicali. Comunque in questa sala c'è il divano, una poltrona, il tappeto, il camino e il buffo, niente di che. Continuando qua, qui è quello che vi volevo far vedere. Qui c'è questa finestrona grande ed è qui dove appoggio il cellulare per registrare i musicali. Quindi il panorama è questo e appunto vedete che si vede il camino, e me l'avete sempre chiesto cos'era. Comunque, continuando, qui abbiamo un piccolo bar che è un'altra delle cose che uso per registrare il musicale di notte, perché qua, aspettate, si accende di giorno, sembra che non faccia la luce, però comunque di notte è fantastica. E qui anche si accende, quindi dovete far dare luce per fare il video. Siamo già al piano superiore. Partendo da sinistra vi faccio vedere quello che c'è. Questa è la stanza delle scarpe. Io ho solamente una prospettiva. Scarpiere, ferro da stiro, l'aspirapolvere, eccetera. Poi, venendo un po' più in qua, abbiamo la mia camera che non vi farò vedere perché ancora vi farò un tour. Qui sopra, salendo queste scale, è l'ultimo piano della casa, dove c'è una mansarda e la camera di mia nonna con il bagno. Più avanti abbiamo questo corridoio qui. Sinistra un vaso con delle piante. Iniziamo da sinistra. Prima porta che troviamo è il bagno, che noi chiamiamo bagno degli ospiti. Spero che vi accendo. Qui dove vi faccio tutte le routine, eccetera. You go, quindi chiudiamo, e questo è come chiamiamo noi il bagno degli ospiti. Andando un po' più in qua abbiamo la camera di mio fratello. Il fatto che dobbiamo ancora, io e mio fratello dobbiamo ancora farci la camera, quindi nulla. Uscendo dalla camera di mio fratello andiamo per questa porta qua, che è l'ultima porta che troveremo per... e poi sarà finito. La camera di mia madre, ma prima di farvi vedere la camera vi faccio vedere il bagno. Allora, abbiamo questo mobiletto qua, specchio, cose varie.
abbiamo la vasca idromassaggio che può anche diventare doccia. Qui abbiamo la scatolina dove teniamo tutti quanti i prodotti miei, il mio fratello e mia madre. E qua c'è il water, cose varie. Ok, tornando fuori abbiamo la camera di mia madre, c'è la veranda, questo mobiletto qua che è lo stesso che ci abbiamo io, che c'ho io solamente di marroncino. Qui è il letto di mia madre, cose varie, TV, eccetera. Ok, siamo tornati nel corridoio, ora scendo e vi faccio vedere una cosa, l'altra parte della sala. Vedete questo muro normalissimo, in realtà non è proprio tanto normale, qua abbiamo questo corridoio. Vi faccio vedere il corridoio. Prima porta che troviamo è un bagno. Il tema di questo bagno è viola, abbiamo sempre la vasca. Ditemi se secondo voi il bagno più grande della casa è questo o quello di mia madre. Secondo me non lo so perché, non lo so. Comunque, continuando. Qui abbiamo il lavandino, eccetera. Ok, uscendo dal bagno, chiudiamo la porta. Allora, primo corridoietto qua, alla fine abbiamo questa, la nostra prima cucina, che non la usiamo molto. Abbiamo il tavolo. La cucina in sé, che appunto come vi ho detto non la usiamo, usiamo più quella che poi vi farò vedere. Ci abbiamo il frigo, i mobiletti vari. Ho già fatto un video qua. Scendendo le due scalini siamo tornati nella sala, quindi andiamo di sotto. Come potete vedere qua ci sono delle scale e possiamo andare di sotto. Parte il mio gatto. E ok, prima cosa, qui nel giardino abbiamo la piscina. Lì è la stanza dove rimangono gli animali. Qui abbiamo un bagnetto normalissimo. E poi lì è la cucina che andiamo a vedere. Entrando nella cucina abbiamo questo divano qua. Poi abbiamo la lavanderia. E questa è la cucina che appunto usiamo di più, che vi ho detto prima, fatta in questo modo. Il nostro frigo. Poi ci sono tutte quante le calamite di Poste dell'Italia. Ops. E qua calamite di posti fuori d'Italia. Qui abbiamo delle cose, tipo bicchieri, la mia collezione di bicchieri, fantastica. Tavolo. Poi qui la porta che vi ho detto che possiamo entrare anche da qui. Ripostiglio. Mobile per la TV. E basta, è tutto questo che abbiamo in cucina. E nulla ragazzi, questo è stato il video dell'home tour, spero che vi piaccia. Lasciate un altro pollice in su perché è caldissimo e registrare in giro per la casa con questo caldo, cioè proprio non è umano. Quindi non lasciate tanti pollici in su. Per questo video voglio la meta di 400 like. Sì, è tantissimo, ma me l'avete talmente chiesto tanto questo video che proprio ci dobbiamo arrivare a 400 like. E nulla, sto morendo. Vi mando un bacio, iscrivetevi, seguitemi su tutti i miei social che trovate nella descrizione. Un bacione grande e niente, ciao.